Buongiorno a tutti. Allora, oggi il tempo qui a Roma è domenica, è fresco e prepariamo una buona polenta con spuntature e salsicce. Quindi ingredienti, salsicce, spuntature, polenta e due barattoli di pomodoro. Allora, l'olio è caldo, abbiamo messo le salsicce dentro la pentola, andiamo a far sigillare la carne. Questo lo faremo sia per le salsicce che per le spuntature. Dopodiché metteremo tutto insieme al pomodoro e lasceremo cuocere. E quando sulle spuntature devono cuocere almeno 3 ore a fuoco basso. Abbiamo sigillato tutta la carne. Io mi sono già preparato tre barattoli pelati perché la carne è più di 1 chilo. Adesso andiamo a versare i pelati dentro qui. E poi ci metteremo anche la carne. Ecco qua. Allora, una volta che abbiamo messo il pomodoro, gli abbiamo dato una girata, cominceremo a metterci la nostra carne, no? Dentro, posizionata. E poi mettiamo a bollire a fuoco basso per almeno 3 ore. Poi ci andiamo a preparare la polenta. Logicamente ho preso una polenta, quella già precotta, che in 10 minuti è pronta, 5-10 minuti è pronta. Sistemiamo tutta la carne. Guardate che sugo che sta. Già mi sta venendo fame. Ecco qua. Sistemiamo per bene tutta la carne dentro, facciamo il sughetto che è rimasto. Ok, e adesso copriamo e lasciamo cuocere e ci rivediamo tra 3 ore. Il sugo ormai è pronto. Ora preparo la polenta, faccio quella già precotta, quindi non faccio vedere come si fa perché è semplicissimo, e vi farò vedere poi il piatto finito. A dopo. Allora, questo è il risultato finale della polenta condita. Buon appetito!